Ciao a tutte ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale. Io sono Elisa, sono un'estetista e oggi vi faccio vedere questo make-up ispirato a Frozen che mi è stato richiesto da Daniela, che ti mando un super bacio. E con la mia trecciolona do la linea alla me del passato che vi farà vedere come ho realizzato questo make-up molto carino, ispirato proprio a Frozen. Ciao! Eccoci qua, skincare già fatta, ho già messo lo scotch che non lo so, a me come metodologia piace tantissimo perché risparmio un sacco di tempo e vado a mettere un bel primer. La palpebra, questo è di Essence. Se ce l'avete potete utilizzare anche una matita bianca, perché risalta tantissimo i colori. Niente immancabile, la Carnival, che è meravigliosa, cioè guardate i colori di questa palette e come li vedete scrivono, cioè è pazzesca. Allora, Frozen, concentriamoci, focus on Frozen. Prendo un pennellino abbastanza largo e vado a metterci come violetto esterno questo qui che si chiama Fruity. E credevo fosse truccata tutta da azzurro, invece è truccata di viola. Mi sono sbagliata. Mettere questo qui un po' anche nella parte iniziale. Ci vorrebbe un pennello un po' più di precisione, ma con un po' di attenzione si può fare anche con questo. E vedete, lascio la parte centrale libera, perché effettivamente lei ha questa parte viola che tende quasi al fucsia quando chiude l'occhio, e poi questa parte centrale molto luminosa. Cioè, si può fare a prescindere. Poi prendo Grape, che è un pochino più scuro, perché sapete che voglio fare sempre le mie shade un pochino più scure, cioè dare un po' di dimensione al trucco. Poi volevo prendere un fucsia tipo Pink Lily e andare leggermente sopra. Parte centrale volevo vedere un po' le tonalità. Credo che metterò Pearl, questo qua, messo proprio col dito su tutta la parte centrale. Wow! E poi vado a sfumare i contorni per far sì che non sia una cosa troppo netta intorno all'occhio, cioè picchietto più che altro. Vado a prendere un viola scuro, questo qui, o anche questo, Amethyst o Blackberry. Prendo un po' di entrambi e li metto proprio poco poco, perché lei non è così scura, però questa è una cosa che piace a me, di cui non riesco a fare a meno, quindi mettiamo un po' della mia firma, del mio tocco in questo make-up.
per riprendere il suo tipo di trucco bisogna fare ovviamente una pelle chiara chiara e andare un po' di blush, che la pelle quando così chiara prende freddo, sta a contatto col freddo, appunto questa zona molto rosa, insomma. Adesso la facciamo, tranquilli. Togliamo i nostri scotch. Guardate già così com'è bello, come trucco. E andiamo a fare la base. Ho applicato il fondotinta. Vado a crearmi adesso dei punti luce, ovviamente sotto gli occhi, mento, nasino e questa parte qua. Vado a prendere un blush in crema rosa e vado a metterlo un po' sul naso, un po' sulle guanciotte, così. Vado a fissare il tutto con la cipria. Illuminante. E qui ci vuole qualcosa di davvero luminoso. Io utilizzo quello di I Heart Revolution nella combinazione dei quattro illuminanti. Illumino anche l'angolo interno. Metto la matita nella rima interna superiore e piego le ciglia. Io uso l'I Need a Miracle di Essence, questo qua. Finisco e ci vediamo. Ok, se volete potete mettere le ciglia finte, io eviterei, cioè nel senso, a meno che non dovete fare proprio un cosplay oppure siete per carnevale, quindi dovete proprio interpretarla molto bene, qui allora ripasserei anche il blush un po' di più, però se volete fare un trucco per uscire la sera su questi toni renderei il tutto un pochino più portabile. Sulle labbra quasi sul rosso, però ecco, metterci un rosso non mi pare il caso. Quindi io adesso ho il burro cacao che ho messo prima, vado con un rossettino rosso, scegliete voi quale, e picchietto al centro sia sopra che sotto. Boom! Lo sfumo con il dito. Senza matita, senza niente, per dare un colore naturale al labbra, però un pochino più
tipo labbra che sono state al freddo. Ecco, questa è l'idea. Adesso mi faccio la treccia, cerco di rendermi presentabile, mi tolgo il pigiama magari e vi faccio vedere. Ok, l'unica cosa che ho trovato di azzurro nel mio armadio, questa cosa estiva, questa è la trecciolona che ho fatto e il make up è questo. Io spero che vi piaccia tanto, vi mando un super bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!